Buongiorno a tutti, buona settimana, buon mercoledì, sono Claudia e ci troviamo nella splendida Peschiera del Garda, come ogni settimana, per il nostro approfondimento storico. Oggi è il momento della tabella numero 15, ovvero del bastione Tognon. Volevo ricordarvi un po' tutti i nostri servizi. Innanzitutto abbiamo l'audioguida, che è un servizio che potrete trovare ogni giorno disponibile all'infopoint di Peschiera del Garda, in piazzale Bettelloni. È un servizio in quattro lingue, italiano, tedesco, inglese e l'immancabile dialetto veneto. Vi sarà data in dotazione questa mappa, con la quale potrete seguire questo itinerario numerico e girare il centro storico in maniera totalmente autonoma e scoprire la storia importantissima del nostro paese. Inoltre, quando arriverete ai numeri, troverete queste tabelle con le quali, con questo QR code con il vostro telefono, potrete scannerizzarlo ed ascoltare la storia corrispondente al luogo in cui vi troverete. E inoltre, importantissimo, abbiamo un servizio di visite guidate attivo tutti i giorni, sono delle passeggiate storiche, quindi dei walking tour, dove visiteremo i luoghi di maggior interesse di Peschiera del Garda. Ok, oggi siamo qua sul bastione Tognon, innanzitutto guardiamo la nostra fortezza veneziana che è sempre splendida e ci regala dei paesaggi mozzafiato ogni giorno. Il bastione Tognon venne costruito nel 1552 dalla Serenissima Repubblica di Venezia. Possiamo trovare ancora sul bastione dei resti del leone veneziano, distrutto da Napoleone al suo arrivo nella nostra cittadina, quindi a Peschiera del Garda. Il bastione Tognon è il quinto bastione della fortezza. L'armata asburgica, durante l'ultimo periodo di utilizzo del bastione, vi ci aveva installato un telegrafo ottico. Questo telegrafo permetteva la comunicazione tra Peschiera del Garda, il forte di Pastrengo e il centro comando di Verona. Si creava così una triangolazione che permetteva di sorpassare le colline presenti che impedivano la comunicazione diretta con il centro di Verona. Una particolarità: tra la cortina, tra il bastione Tognon e Porta Brescia, troviamo una lapide parzialmente distrutta con una scritta: Francesco Tron, questo muro sorge dalle fondamenta. Ciò vuol dire che durante già le opere di costruzione ci sono stati diversi crolli delle mura, però poi col tempo hanno migliorato le tecniche di costruzione. Francesco Tron è stato provveditore di Peschiera del Garda tra il 1562 e il 1564. Per oggi abbiamo concluso, ci vediamo settimana prossima, mercoledì, sulla pagina Facebook Tourism Peschiera. Venite a visitarci perché, a parte lo splendore della nostra fortezza veneziana, ricordo sempre che abbiamo tanta storia da offrire, quindi venite a Peschiera del Garda. Buona settimana e a presto!